Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Oggi le telecamere di STV a Lamezia Terme, esattamente alla Gianni Renda, al campo sportivo, dove abbiamo un incontro con il responsabile della Lamezia Calcio Polisportiva per questa scuola di calcio che oggi qui sempre in questo campo sta praticamente portando avanti il campus estate Granata. Lui è Antonio Federico, che evidentemente con tanta passione, con tanto impegno, soprattutto con tanta professionalità, sta portando avanti questo progetto praticamente del Torino FC Academy. È così, Antonio? Sì, buongiorno innanzitutto. Sì, sono il responsabile del progetto Torino FC Academy, che per il secondo anno consecutivo abbiamo creato un camp estate Granata sotto la filiazione del Torino FC. E quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere sul campo il nostro responsabile internazionale Teodoro Coppola, che tra l'altro è un supervisore di questi ragazzi, dove quest'anno abbiamo avuto un bel numero di iscritti, ma sicuramente perché hanno visto un lavoro specifico con metodologia di allenamento del Torino FC mirato più che altro. Antonio, com'è strutturata questa giornata? Perché noi stiamo registrando il tutto con le nostre telecamere e stiamo vedendo veramente un impegno da parte tua, ma anche i tuoi colleghi, che da qui a poco sentiremo, che si stanno impegnando per il buon esito appunto di questa giornata. Sì, la giornata nostra oggi è strutturata un pochettino diversa dalle altre. Questa mattina stiamo lavorando sul campo con i piccoli e con i grandi sotto, diciamo, una formazione con metodologia di allenamento del Torino FC mirata, con fasi di guida e dominio, di coordinazioni, fasi situazionali di gioco reali. Poi nel pomeriggio andiamo a fare delle mini partitine tra di loro, giusto perché anche il bimbo ha il diritto di divertirsi, e nel pomeriggio intorno alle 5 faremo una gara amichevole delle categorie, diciamo, più alte, gli allievi, con una società sempre affiliata al Toro, lo Sport Time, per far vedere al mister diciamo i ragazzi che per noi sono un valore, per vedere un pochettino se c'è la possibilità di seguire un determinato percorso. Perfetto, Antonio, mi fai conoscere i tuoi allievi che stai già cominciando a dirigere da un bel po', e quindi porterai sicuramente avanti questo progetto insieme a loro. Li andiamo a conoscere? Sì, andiamo subito. Noi abbiamo, il nostro staff è composto dal nostro preparatore dei portieri Gianluca Caravella, che ora vi faccio vedere, ma sicuramente è conosciuto qui alla Lamezia Terme. Abbiamo il responsabile del settore giovanile della Polisportiva Lamezia per quanto riguarda la parte bassa, Vincenzo Landolfi. Abbiamo un istruttore, Fabio Landolfi, e Giacinto Morelli. Poi durante l'arco dell'anno abbiamo anche la mano dell'avvocato Nicolino Mazzocca, che con il suo impegno dà una grossa mano. E poi ci sono i dirigenti, il magazziniere Costantino Domenico, i dirigenti in generale,
la parte più importante della parte medica è il signor Ceminara Francesco, che guarda, diciamo, i ragazzi, li tiene sotto controllo per quanto riguarda i certificati medici. Uno staff importante. Adesso andiamo a conoscere i calciatori. Ci porti lì? Sì. Gabriele Angotti, attaccante. Vocinic, attaccante. Marco Prudente, centrocampista. Arnaldo Capicotto, difensore. Pasquale Cantafio, centrocampista. Domenico Sinopoli, centrocampista. Tarik Tarrai, centrocampista. Giuseppe Giarra, portiere. Umberto Mastroianni, esterno e sinistro. Daniele Caracciolo, difensore. Gianluigi Angotti, portiere. Castagno Kevin, esterno e sinistro. Gisò centrocampista. Scardamai Antonio, difensore. Saratino Samuel, difensore. Antonio Perri, difensore. Matteo De Biasi, difensore. Donato Vittorio, difensore. Vescio Antonio, portiere. Isabella Valenzi Giovanni, difensore. Riccardo Colosimo, portiere. Longo Francesco Pio, terzino. Un saluto agli amici di Esteri TV. Bene, sì, uno staff veramente importante questo della scuola calcio Lamezia, polisportiva Lamezia, che vede tra i suoi affiliati sicuramente un grande amico di sempre. Lui è Gianluca Caravella, con trascorsi veramente importanti nel calcio, che oggi si dedica a questi meravigliosi allievi. È così, Gianluca, ben ritrovato. Sì, grazie. Mi ha chiamato Antonio per una collaborazione in vista di questo campus con l'Academy affiliata col Torino, e visto che c'è stato anche un numero di iscritti di portieri di diverse fasce di età, sia grandi che piccoli, allora ho deciso di collaborare con Antonio e mi sto divertendo perché abbiamo organizzato il lavoro, facciamo prima le fasce un po' più grandi e poi le fasce un po' più piccole. Ovviamente è un lavoro totalmente diverso, è stato pianificato in maniera diversa, perché con le fasce più grandi, diciamo che curi più la fase in più di quello che è situazionale, di quello che succede più in partita, mentre le fasce più piccole, più che allenamento e sedute di allenamento per i portieri e metodologia dei portieri, si parla più di insegnamento. Abbiamo cominciato ieri, stiamo cercando di curare un po' tutti gli aspetti. Di tutte le aree che riguardano il portiere, e così andiamo avanti con il lavoro e con la programmazione. Adesso stiamo cominciando con le fasce più piccole, dopo faremo portieri un po' più grandi. Abbiamo la presenza di Francesco Forte pure, che è venuto qui ad allenarsi con noi, quindi ci ha dato questo piacere, anche perché lui è un portiere che ha giocato tanti anni nel professionismo, quindi gli altri portieri lo vedono come un modello. Io lo chiamo un modello prestativo, nel senso lo imitano nel gesto, nel comportamento, nel carattere, insomma. Ho chiamato Francesco e mi ha dato la disponibilità ed è venuto qui a questo campus. Bene, Gianluca, mi hai dato un nome importante che vado a sentirlo subito. Intanto dopo mi fai conoscere uno per uno questi meravigliosi ragazzi. Francesco Forte, eccolo qui,
che piacere rincontrarlo, una gioia immensa rivederlo a distanza di qualche anno. Ricordiamo partite importanti con la nostra Vigor Lamezia e lui oggi è ritornato qui a Lamezia Terme per un ruolo abbastanza diverso di quello che ha sviluppato qui negli anni trascorsi qui a Lamezia. È così, Francesco, ben ritrovato. Grazie mille a tutti, per me è sempre un piacere venire qua a Lamezia perché ho vissuto degli anni veramente importanti. La Vigor mi ha fatto crescere sia a livello umano che come giocatore. Sono qui grazie al mister Caravella, a cui ho avuto l'onore di lavorare e il piacere di lavorare qua nella Vigor Lamezia, un professionista serio. Io spero che i ragazzi qua lo seguano perché è un mister molto preparato e con lui possono crescere. Ripeto, sono qua in veste di giocatore più che altro, anche perché con questi ragazzi, specialmente i più piccoli, che si affacciano per la prima volta in questo ruolo, lavorare con un mister come Caravella è una cosa molto importante. Poi stanno effettuando un campus con la Torino Academy, una società importante, quindi è giusto che se hanno magari l'1% di possibilità per affacciarsi in categorie superiori, è giusto che ci provano, anche perché qua ci sono persone che li seguono e li valutano. Spero di non metterti in difficoltà, prima di lasciarti, tre persone che ricordi con un tanto affetto dei tuoi colleghi calciatori lametini nella Vigor Lamezia. Ma guarda, dire nomi mi sembra superfluo perché ce ne sono tanti, quindi sarebbe una lista lunga. Sicuramente ho lasciato qua a Lamezia tanti amici, tanti compagni, vengo spesso perché, ripeto, ho lasciato tanti amici, quindi è un piacere sempre tornare a Lamezia, e anche perché, ripeto, è stata una piazza dove mi ha fatto crescere, quindi è rimasta sempre nel mio cuore. Bene, in bocca al lupo, buon lavoro Francesco. Allora, vediamo un po' di conoscere uno per uno questi meravigliosi campioncini. Sentiamoli, loro sono tutti portieri. Allora, come ti chiami? Guarda la telecamera. Francesco Mastroianni. Perfetto, abbiamo conosciuto Francesco, passiamo avanti. Conosciamo? Alessio Battimelli. Alessio Battimelli, che noi conosciamo, vero? Sì. Allora, andiamo avanti. Vaccaro Cristian. Defasio Mattia. Talarico Gabriele. Allora, tutti insieme, fate un saluto generale alla nostra TV che vi sta inquadrando. Vieni, vieni in mezzo, vai, vai. Ebbene sì, conosciamo un altro degli allenatori della Polisportiva Lamezia Scuola Calcio che è qui oggi in questa prima che noi stiamo registrando con la nostra emittente. Lui è Fabio Landolfi. Allora, come si sta vivendo questa prima? Diciamo, sta andando tutto bene, i ragazzi si divertono molto e siamo qua con il mister Coppola, con le sue modalità di allenamento, ci fa molto divertire, diciamo. Vogliamo ricordare l'età di questi meravigliosi ragazzi, sì, che sono davanti a noi? Io, diciamo, che ho i più piccolini, che sono dall'anno 2010-2011 a salire, diciamo, 2012, i più piccolini. Quindi ti aspetto un compito, sì, abbastanza, sì, sì, arduo? Diciamo che si basa più sul divertimento che sul su far apprendere loro i vari esercizi di tecnica e tutto il resto.
Bene, se me li fai mettere uno dietro l'altro li voglio conoscere uno per uno, anche perché, vedi, sono veramente i più piccoli, li stiamo guardando. Allora, vogliamo sentire i vostri nomi, eh? Partiamo da te. Lorenzo. Alessandro. Simone. Francesco. Paolo. Raffaele. Allora, facciamo tutti insieme un saluto ai telespettatori di STV che vi stanno seguendo. Dai, vai. Ebbene, adesso ci ritroviamo con l'altro fratellino. Lui è Vincenzo Landolfi, che sta curando questi magnifici ragazzi. Lo salutiamo, lo ritroviamo con immenso piacere e anche a lui chiediamo come si sta vivendo questa prima giornata con questi magnifici atleti. Beh, si sta vivendo abbastanza bene. Siamo all'insegna di un grande mister, del mister Teodoro Coppola, nonché responsabile delle affiliate delle Academy FC Torino. Stiamo andando alla grande, i bimbi si stanno divertendo. Questi che vedete è la categoria Pulcini, bimbi che vanno dagli 8 ai 10 anni. Niente, procede abbastanza bene. Categoria Pulcini, l'hai appena detto, ma un motivo per il quale dovrebbero scegliere la vostra scuola calcio, la Polisportiva Lamezia? Uno solo ne voglio sapere. La metodologia di allenamento che abbiamo, stiamo seguendo un'etica completamente diversa, quindi un'etica di un settore giovanile di Serie A, quindi stiamo facendo degli aggiornamenti diversi sui bimbi. Prima di conoscere i meravigliosi allievi che stai allenando, il modulo che farai adottare a questi bambini che ti stanno seguendo? Beh, presto ancora. Ancora è presto. Allora amici, prima di sentire i nomi di questi meravigliosi allievi, vogliamo conoscere anche l'altro mister che sta curando questi pulcini. Lui è Giacinto Morelli. Sì, è così. Esatto. Allora, abbiamo sentito Vincenzo, abbiamo chiesto a lui come si sta vivendo questa giornata. Mi sembra carino saperlo anche da te. No, si vive bene, come si vive bene anche durante l'anno. Alla fine è una soddisfazione poter trasmettere a questi bambini quella che è la nostra passione, quindi indubbiamente è una bella soddisfazione, oltre che molto divertente, ecco. A Vincenzo ho chiesto il modulo, non me l'ha voluto dare perché dice che è ancora presto. Che fai, anticipi tu qualcosa o no? No, penso che sia troppo presto effettivamente per parlare di modulo, anche perché alcuni di questi bambini, soprattutto quelli ancora più piccoli, giocano in avanti, così come non disdegnano nemmeno di stare tra i pali, quindi alla fine al momento è troppo presto per questo genere di cose. Aspettiamo. Un'altra cosa ho chiesto a Vincenzo, mi sembra carina chiederla anche a te. Sì. Un motivo per cui bisognerebbe scegliere questa scuola calcio Polisportiva Lamezia? Ma uno dei motivi è nell'entusiasmo che mettono le persone che collaborano in questa scuola calcio. Ci ho messo entusiasmo io, ha messo entusiasmo Fabio, è da anni che la mette Vincenzo, ci sono istruttori competenti e preparati, c'è anche Gianluca per i portieri, quindi credo che sia una scuola calcio come anche altre, dove comunque puntiamo prima alla crescita delle persone che non a quella dei giocatori, calciatori, ecco. Perfetto, complimenti. Restiamo in gergo calcistico, passiamo la palla a questi meravigliosi allievi e cediamo il nome e il ruolo. Cominciamo da te, guarda la telecamera e non me. Antonio. Ruolo? Attaccante destro. Riccardo. Sempre il ruolo, eh? Attaccante centrale. Cristian, difensore centrale. Gabriele, attaccante. Guarda la tele. Matteo, centrocampista. Mattia, esterno sinistro. Alessio, attaccante centrale. Giosuè, centrocampista centrale. Andrea, centrocampista. Salvatore, difensore centrale. Antonio, centrocampista destro. Bernardo, attaccante. Antonio, esterno destro. Giuseppe, alla sinistra. Pasquale, difensore destro. State tutti vicini, facciamo un saluto ai telespettatori che stanno seguendo questo servizio con i mister che sono dietro, vai. Ebbene, adesso mi pare che sia il momento clou di questa magnifica giornata, perché ci porta a conoscere questo grandissimo responsabile internazionale della Torino FC Academy. Lui è
il famoso Teodoro Coppola, lo ricordiamo noi che abbiamo un po' di anni così come lui per i suoi trascorsi importanti, ce li vuole ricordare un po' così brevemente? Ma io intanto vi ringrazio, grazie della disponibilità e dell'ospitalità che sempre calorosamente mettete qua al sud. E al di là di ricordare me, no, voglio soprattutto evidenziare i protagonisti assoluti del progetto, che sono questi bambini che questa mattina deliziano non solo una giornata di grande calore ma di grande piacere, perciò mi ha fatto piacere vedervi qua e rendere protagonisti loro, non voglio esserlo io. Poi sono molto orgoglioso e gratificato di vedere le linee guida, la metodologia sul campo che stanno portando avanti lo Sporting Lamezia, la polisportiva Sporting Lamezia, con tutta l'area tecnica su quello che sono già un anno di lavoro percorso insieme, e complimenti, molto, veramente. Polisportiva Lamezia, l'ha detto, questa scuola di calcio che ormai opera a Lamezia, che cosa convince una società prestigiosa come il Torino a venire giù in Calabria e a cercare questa collaborazione? Ma il Torino intanto è attento a scegliere in Italia degli eventuali partner che si affiliano a noi con due priorità, priorità che abbiano un grande spessore umano, e io ho riconosciuto nella proprietà, negli istruttori e nella struttura generale questo grande valore, e poi soprattutto ho riconosciuto il piacere di rendere veramente protagonisti nell'apprendimento i ragazzi, che questo fa la differenza. Certamente non la lascio, se prima non le chiedo qualcosa sul referente lametino, che è Antonio Federico, che ritengo sia una persona veramente valida, in gamba per poter portare avanti questo progetto, è così? Sì, stanno onorando da un anno il progetto che praticamente abbiamo condiviso, e hai detto bene, Antonio Federico è una persona di grande spessore umano ma di grande professionalità, di grande maniacalità su quello che è la precisione e la rendicontazione di tutta l'operatività che stiamo facendo da un anno. Il fatto di essere qui, ripeto, e monitorare le operatività sui campi per metodo mi inorgoglisce, perché veramente un anno di lavoro insieme devo dire che stanno portando avanti con grande, grande serietà un progetto tecnico che il Torino ha condiviso con loro. Io ho sentito poco fa gli istruttori, gli allenatori che stanno portando avanti questo progetto, sicuramente mi hanno dato delle indicazioni veramente importanti, a tal punto da farmi stare tranquillo, almeno per quanto riguarda i genitori che poi mandano qui in questa scuola calcio i loro figli. Ma chiedo a lei a chiudere, un motivo per cui devono venire a frequentare questa polisportiva Lamezia Calcio? Ma un motivo di frequentare la polisportiva Lamezia Calcio è anche perché fondamentalmente c'è anche il Toro che condivide, perciò c'è un doppio marchio polisportiva Lamezia, ma c'è anche il Torino Academy. E il Torino, le priorità che una famiglia può essere tranquilla e serena è che sanno che portano i propri figli dove c'è un ambiente pulito, sereno, di comunicazione intelligente, e questo è un percorso che noi stiamo condividendo in Italia con tutte le Academy, dove un genitore è tranquillo di portarlo in una scuola calcio dove c'è educazione a creare prima un talento nella vita e poi speriamo nel calcio. La ringrazio, è stato veramente un piacere, un onore per me poterla intervistare. Grazie a voi, veramente complimenti a voi. E certamente non possiamo andare via dalla Gianni Renda di Lamezia Terme, dove abbiamo seguito questa magnifica giornata organizzata da Antonio Federico e dal suo staff, senza sentire almeno i genitori di qualche ragazzo che si stanno prodigando questa mattina a fare gli allenamenti. Cominciamo da un papà. Allora salve, buongiorno, mio figlio Pasquale c'è dall'inizio praticamente in questa scuola calcio, quando proprio Antonio e Vincenzo l'hanno creata. Io ho abbracciato questo progetto, ho parlato con questi due ragazzi e mi sembravano motivati che andasse avanti nel tempo. Infatti dopo 4 anni che siamo qui la dimostrazione è questa, che ci sono i bambini che si divertono, la scuola calcio sta crescendo, la professionalità è alta e siamo qui. Poi c'è da quest'anno la guida tecnica del Torino, che per i ragazzi è qualcosa di importante sia per calcisticamente che umanamente, che è la cosa più importante, da farli crescere ometti, non solo per lo sport, perché lo sport porta, specialmente in questa realtà che viviamo, a toglierli da tante situazioni che sono diverse e brutte per le strade. E questo è il pensiero del papà. Sentiamo anche la mamma di uno di questi giovani, che cosa ne pensa, che cosa la convince poi a scegliere questa polisportiva Lamezia per portare i suoi figli?
Salve, buongiorno, io sono la mamma di Cristian, un portiere. Io sono d'accordissimo con il signor Vincenzo, anche Cristian ha iniziato quando è nata la polisportiva, perché la cosa che mi ha ispirato fiducia è proprio la semplicità di questi due ragazzi, il mister Antonio e il mister Vincenzo. Sono ragazzi che sono nati dal nulla, dalla semplicità, hanno aumentato l'autostima, il rispetto nei confronti degli altri, lo stare insieme agli altri in questi ragazzi. Poi alla fine hanno insegnato a mio figlio che lo sport è divertimento, non c'è competizione, è la cosa importante, e per questo Cristian fa parte della polisportiva e credo che farà parte anche nel futuro. Il progetto bellissimo è questo con il Torino, e siamo sulla stessa linea, noi genitori collaboriamo nel migliore dei modi, cerchiamo di far lavorare alla grande questi mister e anche i nostri bambini. Bene, abbiamo sentito i genitori, penso che possiamo chiudere proprio qui questo servizio questa mattina al Gianni Renda e dare appuntamento ai nostri telespettatori, sicuramente a un prossimo campus estivo che sarà più in là nel tempo con questi magnifici atleti, con questa polisportiva Lamezia Calcio. A presto, arrivederci.